sai, ieri era stata la prima sera che io ho detto, vabbè, tanto per informazione. Mi sembrava una bellissima serata, molto carina. L'omaggio ad Andrea è stata la cosa che mi ha fatto impazzire, anche perché, insomma, premiata. Ma mi sembrava una bella serata, un bel evento di quelli che organizza Ballandi. E Paolo Bonolis, bravissimo. Laurenti, sono pazza di lui. E ecco, l'unica cosa che mi dispiaceva è quando si interrompevano e cominciavano le gare. No, cominciava la gara, non si salva un pezzo. Comunque grazie per essere ritornata a Sanremo e aver portato un po' di ma colore. Ma perché io l'ho già vinto Sanremo e volevo salire, e volevo cominciamo che a salire, questa magari. Aspetta. Io volevo, ho mandato il pezzo, Fiona, attaccati pure a me. Ma siccome io credo molto in Spagna, nelle sue capacità, e me l'ha dimostrato già l'anno scorso, volevo praticamente chiudere il cerchio, sì, e fare uscire me come autrice, perché pensano che le donne fanno le aste e non sanno scrivere. Invece, grazie a Fabrizio D'André che mi diceva, tu sì che te le scrive, e chiunque, non è che me le scrive un altro i pezzi. E lei la doveva cantare. Grazie Ivana, grazie a te. Mi dispiace che loro abbiano fatto un'altra scelta, ma che ne so. Forse comincia a pensare perché era troppo forte il pezzo. Ti salverà, lo sa. E se ti perdi, non ti salverà, lo sai. E balla, balla, bella donna, balla. Scende nelle vene. Ricordo che di colpo assale il cuore che sballa al contrario. Guarda, ora tutto è chiaro. Prova, entra proprio adesso. Trova il punto esatto. Come stai facendo?
costa niente, non mi costa niente, niente, niente amore. Salverà, lo sa. E se ti perdi, non ti salverà, lo sai. E balla, balla, bella donna, balla. Scende nelle vene in volo. Ricordo che ti colpo a sale il cuore che sballa al contrario, guarda, ora tutto è chiaro, prova, entra proprio adesso, trova il punto esatto, come stai facendo Loredana, che mi ha dato questa meta per questa regalo.